siamo fatti così. C'era una volta la piazza raccontata da Guareschi. Vi ricordate Don Camillo e Peppone? Molti secoli prima c'erano le piazze del mondo antico, c'era l'agorà delle città greche, che era il luogo di incontro dove ci si confrontava su vita di tutti i giorni, politica, ci si stringeva la mano, si litigava e quant'altro. Poi arrivarono i social. E allora, visto che siamo fatti così, conversazioni tra biologia e emozioni, abbiamo parlato di empatia, abbiamo parlato di conflittualità la scorsa settimana. Quindi di cosa abbiamo parlato, di cosa stiamo parlando? Di relazioni fra le persone che sono animate, agitate oppure al contrario rasserenate da quello che ci succede dentro, da come siamo fatti. Bene, oggi parliamo di come siamo fatti relativamente alla nostra vita digitale, la nostra vita sui social network, con Tania Cariani. Buongiorno Tania. Buongiorno Dario. Che argomentone. Ulala. Che argomentone. Prima della trasmissione con Tania abbiamo detto: cerchiamo di non pestare troppo i calli. Io qui la famosa frase di Umberto Eco, ma eventualmente ci torniamo dopo. Da dove vogliamo partire, Tania, per parlare dal nostro punto di vista della vita digitale, della social life? Guarda, partiamo da siamo fatti così e partiamo dal fatto che il nostro cervello non è ancora fatto per la vita digitale. E qui ho già pestato. Si sei andata pesante, cioè praticamente la possiamo chiudere qua, ci sentiamo la prossima settimana. No. No, in realtà non l'ho detta io questa cosa, ma l'ha detta Kahneman, che è un premio Nobel tra l'altro, ed è uno psicologo che ha fatto degli studi economici. E perché dico questo? Perché il suo più libro famoso, quello che possono leggere un po' tutti, diciamo, no? Quello di divulgazione, si chiama Pensieri lenti, pensieri veloci. Questo la dice lunga, no? E come vanno i social? Qual è la caratteristica dei social? È la velocità. La velocità, sì. Sì, è la velocità di informazioni, è la velocità con cui c'è lo scambio. Guarda, io quando vedo i comici che fanno i loro spettacoli su WhatsApp e tutte le macchiette che le girano, no? Mi fanno sempre ridere quando c'è il messaggio di WhatsApp che tu guardi la spunta, no? E poi loro sono molto bravi, no? a fare tutto quello che succede all'interno della persona quando dici: ti ho mandato un messaggio, visto che l'hai letto, perché cavolo non mi rispondi? Esatto, la mitica spunta blu e i suoi effetti emotivi. Assolutamente sì, no? E questo diciamo è una delle cose più banali, il concetto della velocità con cui ci si aspetta certe cose, la velocità con cui vanno le piattaforme, la velocità con cui girano le informazioni. E non è solo velocità, ma è anche quantità, che è l'altro punto molto importante. Il nostro cervello, benché sia una macchina stupenda, favolosa, può assimilare tante informazioni, ma ha bisogno di tempo. Già. Altrimenti va in quello che viene chiamata dissonanza cognitiva. Te la butto lì. Allora, proviamo a partire dalla pratica, no? Dalla nostra vita social di tutti i giorni. Abbiamo già introdotto il concetto di velocità. Esce un post, può essere l'opinione di un iscritto a Facebook piuttosto che a un'altra piattaforma, può essere il post di una testata giornalistica, un lancio, una notizia, pochi secondi, 2800 reazioni
che siano mi piace, faccine o quant'altro, e uso un termine assolutamente non radiofonico, una spatafiata di commenti di vario tono, anche accesi. Cosa scatta, Tania? Allora, sono diverse le cose. Intanto, una cosa che hanno visto ha accelerato molto l'uso dei social è un'altra cosa connaturata, che è quella che noi abbiamo bisogno di fare gruppo. Perché? Perché questo va su una cosa ancora, se vogliamo, più profonda, che è che l'essere umano ha bisogno di dare un senso alla sua vita, no? E quindi dare un senso, quindi si basa su valori, su, no, su quello che ci muove. Subito dopo viene, ok, ma se questo senso glielo do solo io, sono uno tra 8 miliardi, no? A parte gli asceti, probabilmente la maggior parte di noi non sta così bene, no? Cerca il cosiddetto gruppo, consenso, dire questo senso che do io, ma glielo sta dando anche qualcun altro. E quindi, diciamo, il concetto che il cervello cerca di fare gruppo è uno dei motivi per cui si va a cercare le opinioni, no? E poi torniamo su questa parolina magica, no? E quindi intanto i social hanno velocizzato. Tu parlavi della piazza, una volta c'era il gruppetto in piazza, no? Adesso sta piazza diventa il mondo intero. L'altra cosa che si collega con quello che abbiamo detto la volta scorsa è che nel momento in cui noi abbiamo fatto gruppo è quasi automatico che venga il fuori gruppo. A parte alcuni gruppi che non hanno nessuna necessità di avere contrapposizioni, sto pensando, che ne so, al gruppo degli arrampicatori, chi se ne frega, no? Lo facciamo perché ci piace, punto. Ma se vedi sui social, appena c'è un nucleo, no? Una coagulazione. Coagulazione, mi stavo incartando. Intorno a un tema è quasi istantaneo che si coagula dall'altra parte la contrapposizione, no? Quindi cosa fanno queste piattaforme social? Velocizzano tutti questi processi, no? E quindi velocizzano quella cosa di cui abbiamo parlato l'altra volta, invece che il trovare i punti in comune, velocizzano i contrasti, perché gli algoritmi hanno scoperto che le persone vanno più volentieri dove c'è ciccia e cagnara e cacciara, piuttosto che dove c'è peace and love. Ecco, allora questa è una, forse, una spiegazione al fatto che a volte mi è capitato. Sono andato a segnalare a Facebook, sapete che si può segnalare qualcosa che è potenzialmente contro le famose regole della community, perché è molto aggressivo e che magari rientra anche nei casi che Facebook contempla, che so, istigazione all'odio, discriminazione, è una minaccia per te o per qualcun altro, e poi ti chiede anche se è per te o per qualcun altro. Tu segnali, ma quel commento resta là. È legato a questo, all'algoritmo a cui comunque piace che ci sia qualcosa che stride? Sì, direi che è legato al fatto che non solo Facebook, ma insomma parliamo di tutte queste modalità, si basano sul fatto che giri, certo. Che ci sia condivisione, e se la condivisione avviene meglio su queste cose e le cose rimangono così, c'è poco da fare. Guarda, noi facciamo esempi di vita nostra, no? E quindi certo. Ti voglio fare un minuto e poi andiamo in pausa. Minuto. Quindi faccio questo esempio e poi torniamo dopo la pausa. Io sul mio profilo Facebook ho notato questa cosa e credo che sia abbastanza notabile da tutti. Quando metto delle foto mie di un certo tipo, che siano, insomma, coinvolgenti, no? Boom, cioè veramente tra i miei pochi contatti, non sono una di quelle che ha chissà che, commenti, like e quant'altro. Quando scrivo o metto anche una foto, ma scrivo di qualcosa in cui dobbiamo attivare di più la parte razionale, non c'è nessuno.
Adesso nessuno proprio no, per fortuna, però si riduce in modo Sì, drammatico. l'ho constatato Sei anch'io. stata anche Sì, tu, sì, sì, sì. A volte, allora, o perché siamo andati, torniamo al concetto di prima, a pestare dei calli, o perché abbiamo toccato degli argomenti su cui nessuno vuole, virgolette, compromettersi, o semplicemente perché no, ma tu non. No, no, Tania non può scrivere di questa cosa. Tania deve scrivere dell'altro. È finita la base, vuol dire che abbiamo sforato. Sia, Sì, siamo, riprendiamo dopo. siamo fatti così il venerdì alle 10 su Caffè Italia con Tania Cariani, Dario Albertini che fa il facilitatore da un lato e il Pierino la peste dall'altro. Stiamo parlando di social, continueremo a farlo fra un minuto. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. Siamo fatti così. Stiamo parlando di social network, la nostra vita digitale. Siamo fatti così con Tania Cariani e Dario Albertini. Tania, ho trovato una frase di quelle drastiche. È di Giuseppe Benevento che scrive: "I social network sono lo specchio dei narcisisti e il palcoscenico degli ipocriti." Ripartiamo di qua. Sì, guarda, io sono meno drastica, nel senso che sai che sono una persona che tende più a valutare le varie opzioni, no? Allora, anche per quello che hai detto tu prima, io in realtà sai cosa credo? Credo che dipende da dove noi stiamo comunicando, e questa è la grande confusione che io credo ci sia. Ogni piattaforma è come se tu entrassi in un certo ambiente. Allora, come se tu entrassi, che ne so, in un laboratorio di ricerca e ti mettessi a fare uno show comico. Non è quello il posto. O tu andassi in una mostra fotografica aspettandoti di trovare delle statue. Non è quello il posto. Allora, credo che la grande confusione sia questa, ed è una confusione, forse questa sì, voluta. Qual è il punto? Il punto è che su alcune piattaforme la velocità è una velocità emotiva, e quindi chi non legge quello che scrivo su Facebook e non fa dei commenti o non si attacca alla sua parte razionale è perché non è la piattaforma giusta. E purtroppo quando le persone cercano su Facebook di dirimere delle questioni mettendo un sacco di informazioni, la dico sempre, non gliene frega niente a nessuno, non gliene frega niente a nessuno, nessuno legge quei post lunghissimi, nessuno legge quei commenti lunghissimi. Facciamo tutti quella cosa che è ascolto per rispondere. E non ascolto per ascoltare. E quindi ascolto per rispondere vuol dire che leggo le prime 3 righe, dopodiché mi preparo già la risposta. Siamo nel posto sbagliato. E purtroppo è un posto sbagliato dove si continua invece a fare determinate cose che scatenano quello che abbiamo detto prima, cioè quella velocità con cui girano delle informazioni e degli stati d'animo che accendono soltanto altri stati d'animo, bypassando completamente tutta quella che è la razionalità. Questa è l'altra cosa che è drastica, questa sì, però è provata, è prova provata, nel senso il nostro cervello funziona così. Troppe informazioni, puntato tutto sull'emotivo e non posso fare lezioni in quell'ambiente. E proprio parlando di stati d'animo,
entriamo. Dario, sì. Sai che non sento più la bella musichetta solita che ci accompagna? Non la senti? Eppure no. C'è. Eppure ah, c'è. C'è. Allora è solo colpa mia. Va no, bene, no, no. Sarà uno scherzo come i tanti che ci gioca la connessione che fa connettere la Sicilia e la Lombardia quando realizziamo Siamo Fatti Così. Ti volevo chiedere, Tania, proprio parlando di stati d'animo, no? Tu hai parlato di questa sorta di impulsività che fa scrivere il commento prima ancora di aver letto l'intero testo che si vorrebbe commentare. E questo è un aspetto. Io ti volevo chiedere invece, proprio dal punto di vista biologico, chimico, lo star lì a guardare il contatore dei like, a guardare le faccine, cosa ci fa scattare dentro? Qua anche questa è una cosa che posso dire con certezza perché è stata misurata, ci fa scattare la soddisfazione, la dopamina o meno. Quindi quando si parla di quella dipendenza, non so se esiste ancora perché se ne è parlato talmente tanto che forse è sparita, ma non saprei. Il concetto è la riprova sociale, no? Quindi se prima era qualcosa che avveniva di nuovo per strada, nell'incontro, guarda come stai bene, che bella cosa, come mi piace quello che dici, come sei vestita, qui diventa questo silenzioso con l'immaginina e di cui comunque ne diventiamo bisognosi, perché altrimenti non andremmo lì e non faremmo quella cosa. Ma probabilmente la dipendenza c'è. Certo. Perché certo. Permettimi di fare un esempio. Io conosco persone che sono abbastanza distaccate, scrivono qualcosa e hanno poi, lo so perché le seguo, hanno quella decina, ventina di like al giorno o anche meno, ma vivono felici, sono serene, almeno apparentemente lo sono. Poi ci sono quelle che vivono delle crescite esponenziali della loro visibilità e dell'apprezzamento, sempre fatto con i like e con le faccine, delle cose che postano. E vedo che queste persone, più like hanno, più sono lì smaniose di vedere se questo contatore sale. E certamente, sai, da un lato queste piattaforme, allargando ancora un po' tutte quelle che esistono, sono diventate anche dei veicoli di business, quindi a volte questa smania viene perché ci hanno detto, e in alcuni casi anche qui è provato, che determinate ritorni anche di vero e proprio business dipendono da determinate reazioni che hai tu sui social, quindi è una dipendenza, chiamiamola, in realtà è un riscontro. Mentre altre volte, come dici tu, diventa proprio una necessità perché non hai più quella scarica di dopamina come quando ti fanno un applauso a una conferenza o come quando appunto ti fanno i complimenti in azienda. È diventato un po' questo, no? Un sostitutivo del contatto umano. Guarda, sempre parlando di quello che mi capita, perché poi è chiaro, mi metto a nudo perché poi gli esempi che uno può raccontare sono i suoi, no? E io per esempio, no, facendo il lavoro che faccio, negli anni in cui non ho potuto fare aula in presenza e si faceva tutto via webinar, e dove stava la grande, diciamo, mancanza, sofferenza? Che alla fine non avevi nessuno che ti diceva niente. E quindi tu finivi quello che dovevi fare e rimanevi, come dire, appeso e dire, bah, sarà andata bene. Sì, il webinar ti lascia questo gusto amaro del silenzio dopo che il monitor è diventato nero. E allora capisci, i social servono a quello, in un'epoca in cui un po' ci hanno obbligato, ma anche adesso, quando possiamo tornare o comunque possiamo rivivere i momenti di coinvolgimento più diretto, è quasi come se li evitassimo. E qua entra in gioco un altro meccanismo, se vuoi, biologico, che credo
si sia instaurato e di cui abbiamo pochissima consapevolezza. Anticipiamolo perché abbiamo un minuto. Ok, ed è quello, e torniamo un po', se vuoi, le nostre puntate sono tutte collegate, no? Al fatto che biologicamente noi riconosciamo le emozioni degli altri, abbiamo i neuroni specchio. Se noi togliamo tutto questo, ci togliamo la responsabilità di quello che stiamo dicendo, perché non vediamo gli effetti che fa. Esatto. E questo può essere un bel vivere da un certo punto di vista. E da cui poi si scatenano anche forme di aggressività, è corretto? Esattamente. Ed è di questo che parleremo dopo la pausa. Entriamo nella terza e ultima parte, ma mi sa che ci scapperà un'altra puntata sui social, Tania, prima o poi, eh? L'argomento è molto vasto. Vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori, magari ce la chiamano. Con Tania Cariani siamo fatti così, fra un minuto. Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie. Siamo fatti così. E siamo fatti nel modo che, quando siamo sui social, generalizzo, uso il noi, qualcuno ci si riconoscerà, purtroppo qualcun altro no, siamo come presi da una sorta di certezza di impunità. Possiamo dire qualsiasi cosa, non succederà niente, è per questo che la polizia postale da qualche tempo ha molto da fare. C'è una frase di Marino Niola che, devo dire, lo anticipo, è molto forte, è un po' estrema, ma la cito proprio perché è estrema. SMS al posto delle Molotov e Twitter al posto delle pietre. È la forza dell'intifada digitale. Tania. Guarda, sì, diciamo che stanno emergendo sempre più queste consapevolezze di questa nuova guerra, perché anche questa è una parola forte, e di fatto è una parola che sta girando sempre di più sul concetto di guerra sui social, no? Perché diventa così. L'altra volta abbiamo parlato della necessità di far parte di un gruppo e che poi alcune tematiche necessitano di... Io sono in un gruppo e devo avere un gruppo di contrasto. E il fatto di non vedere cosa accade all'altro è un po' un punto cruciale, perché comunque noi siamo connessi emotivamente. Allora, se io sto anche litigando in maniera accanita, sono aggressivo, dico determinate cose e ho fisicamente di fronte l'altra persona, vedo quanto male gli sto facendo, oppure vedo la reazione tanto quanto, e quindi, che ne so, finisce a scazzottata? Sì, che è un modo per finirla, Dario, alla fine della fiera, magari non è bello, no? Ma una volta finiva magari così, ci diamo due cazzotti, no? E poi a volte si finiva addirittura magari a riprendere il caffè insieme. Ma c'era un punto di fine, perché o io vedo che l'altro sta subendo troppo e in qualche modo mi fermo, o l'altro in qualche maniera scappa perché si sente troppo aggredito e se ne va fisicamente, finisce quella cosa. Insomma, è un escamotage che fisicamente possiamo mettere in atto. Mentre lì dentro è come se non finisse mai. Io a volte per curiosità entro a vedere delle diatribe apposta e non finiscono mai, perché in ogni caso, prima dicevi qualcosa sull'ego, no? Sì. Noi facciamo solo la nostra parte,
scriviamo quello che ci interessa ed è finita lì. C'è chi scrive 700 righe, chi scrive due righe con l'insulto, ma non vado veramente a leggere quello che scrive l'altro o non vado a capire le sue ragioni, non è interessante, è interessante solo quello spazio che metto lì, oppure leggo, come dicevamo prima, solo per portare avanti quello, no? E diventa una cosa infinita. Ma una cosa che forse anche i nostri ascoltatori hanno notato, talora c'è una sorta di inconsapevolezza, provo a spiegare. Chiunque, anche persone da cui non te l'aspetteresti mai nella vita reale, leggi delle cose veramente infime, percepisci una rabbia, un'aggressività che tu magari conoscendo quella persona oppure non conoscendola, se non attraverso i social, comunque leggendo le cose che scrive, non diresti mai che potrebbe arrivare a far tanto. Ti ci ritrovi? Sì, è certamente, non mi ci ritrovo come persona perché di fatto non partecipo, e, sai, tra l'altro c'è anche una tendenza culturale che chi evita determinate cose, com'è che si dice, l'ignavio, un codardo. Sì, l'ignavia, una delle, sì. delle piaghe del genere, sì, esatto. Sì, mi fa sorridere questa cosa, come se fosse una persona che non ha idee, non ha valori, non ha posizioni, no? E di nuovo si scambia il fatto che io non metto la mia energia in qualsiasi cosa, ma le cose in cui mettere certa energia per me sono veramente poche, e quindi non mi interessa. E guarda, sai la cosa buffa, ti racconto un episodio che risale a molti anni fa, e che però ho sempre in mente perché secondo me è solo che peggiorato. Stavo facendo un'aula, no? Un corso, e una persona, sai, si dice, no, l'obiezione, quando tu parli con qualcuno questo ti continua a mettersi di traverso, no? E in maniera veramente inconscia, perché all'epoca ero proprio all'inizio, non avevo, diciamo, tutte le malizie di chi sta in aula, e lo facevo in modo molto spontaneo. Cosa facevo? Ogni volta che questa persona tirava in ballo qualcosa per lui contrapposto, io lo includevo, dicendo, cavolo, in effetti anche questo è una cosa che può accadere, grazie di averla detta, possiamo aprire questa parentesi, cosa ne pensano gli altri? Oppure dicevo, sì, anche questa cosa, e lo includevo. Quando okay? Si dice asfaltare con classe. Sì, e sai cosa ha detto a un certo punto? Sono rimasta scioccata. Ma insomma, alla fine così hai sempre ragione tu. Sì, allora ho anch'io un aneddoto da condividere velocemente, risale a qualche settimana fa. Ho commentato a piedi un post di una nota testata giornalistica, post che riguardava un fatto sicuramente di costume, i Ferragnez, ok? Fedez e signora Chiara Ferragni. Ho detto con il mio consueto garbo la mia opinione. Vi lascio immaginare, amiche e amici, cosa si sia scatenato. Ma mi ha colpito molto l'intervento di una signora che ha espresso, ma l'ha espressa veramente bene, un'opinione contraria alla mia. Peccato che abbia chiuso il suo commento dicendo: prima di dire delle fesserie, ma lei non ha detto fesserie, del genere ci pensi. Uh-huh. Al che io ho risposto alla signora manifestandole tutto il mio apprezzamento per la sua opinione diversa dalla mia, ma che consideravo comunque rispettabile. Uh-huh. E ho chiuso dicendo: mi spiace che abbia squalificato la sua opinione e se stessa con quel, e ho riportato la... Ecco, a sera, sono passate 7-8 ore, mi vedo arrivare un messaggio privato da parte, sì, di questa signora che mi dice: ha perfettamente ragione, mi scusi. Esatto, bravo Dario, esatto. È un esempio super calzante. Perché? Perché quello che noi facciamo è confondere l'aver ragione con l'avere una
ragione. Io cito sempre Marianella Sclavi, che ha scritto pagine molto preziose sull'ascolto, e lei dice: ascoltare l'altro non vuol dire dargli ragione, vuol dire ascoltare qual è la sua ragione. E mentre invece noi confondiamo in questo nostro cervello, di nuovo, che diventa un po' primitivo quando si fa prendere semplicemente dal difendersi, confondiamo l'ascolto col dire se io l'ascolto e non dico niente è come se gli dessi ragione. No, no, possono esistere diverse ragioni. E quindi, tornando un po' al concetto dove vogliamo mettere le nostre energie, soprattutto la vogliamo finire di mettere energie negative in circolo, no? Ci possono essere situazioni in cui scambiamo ragioni diverse che possono arricchire, perché io posso prendere qualcosa della tua ragione che non consideravo e tu puoi prendere qualcosa della mia ragione che non consideravi. Laddove invece magari qualche volta abbiamo bisogno di diventare un po' dittatori e far valere le nostre ragioni in un certo modo. Un minuto, Tania. Credo, un minuto. Sì, concludo, sai, c'è sempre un po' quell'esercizio finale, no? che così lanciamo ai nostri ascoltatori. E forse la domanda che dobbiamo farci quando ci lanciamo in questo tipo di attività è: ma cosa sto veramente difendendo? Veramente i Ferragnez sono così importanti nella mia vita? Veramente devo fare una battaglia per loro? Ecco, forse se qualche volta ci facessimo queste domande, magari faremmo meno il gioco di chi ci vuole uno contro l'altro e non semplicemente a scambiare. E ripeto, non è il Grande Fratello, siamo noi. Ce la facciamo da Ha scritto sé. Giuseppe Braccia: su Facebook ci sono due tipi di persone, quelle che giudicano e quelle che criticano chi li giudica. Leggendo meglio mi sono accorto che sono le stesse persone. E con questo salutiamo Tania. Ciao, ciao caro. Abbiamo parlato di social network, puntata troppo corta per il tema, chissà che non ne parleremo ancora, siamo fatti così. Un grazie a Tania Cariani, Dario Albertini vi ringrazia per l'ascolto, ci sentiamo venerdì prossimo alle 10 e quando volete sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia.